E leggiamo insieme la parola del Signore come la troviamo scritta nel libro del profeta Isaia, capitolo 51. Isaia 51. Ascoltatemi, voi che procacciate la giustizia, che cercate l'Eterno, considerate la roccia onde foste tagliati e la buca dalla quale onde foste cavati, considerate Abramo vostro padre e Sara che vi partorì, poiché io lo chiamai quando egli era solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Così l'Eterno sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue ruine, renderà il deserto di lei pari ad un Eden e la sua solitudine pari a un giardino dell'Eterno. Gioia ed allegrezza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. Prestami attenzione, o popolo mio, porgimi l'orecchio, o mia nazione, poiché la legge procederà da me e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, la mia salvezza sta per apparire e le mie braccia giudicheranno i popoli. Le isole spereranno in me e confideranno nel mio braccio. Alzate gli occhi vostri al cielo e abbassateli sulla terra, poiché i cieli si dilegueranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito, i suoi abitanti parimente morranno, ma la mia salvezza durerà in eterno e la mia giustizia non verrà mai meno. Benedica il Signore la lettura della sua parola ai cuori nostri.
Leggiamo la parola del Signore nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, al capitolo 3. Leggiamo i primi 4 versetti. Filippesi, capitolo 3, i primi 4 versetti. Gloria a Gesù. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. A me certo non è grave lo scrivervi le medesime cose, e per voi è sicuro. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli della mutilazione, poiché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne, benché anche nella carne io avessi di che confidarmi. Fin qui ho letto la parola del Signore. Anche la chiesa di Filippi, con la quale l'Apostolo ha un rapporto, l'abbiamo detto tante volte, confidenziale, anche la chiesa di Filippi, dicevo, aveva dei problemi, degli angoli da smussare, perché non esistono le chiese perfette in terra, vero? E uno di questi problemi era costituito dalla presenza dei famosi giudaizzanti, quei cristiani ebrei che pensavano che per essere salvati non bastava accettare Gesù, ma bisognava adempiere determinate prescrizioni della legge, una delle quali era la circoncisione. E l'Apostolo, scrivendo questa epistola così confidenziale, così bella, così libera, affronta anche questo problema. E nei versetti che abbiamo letto scopriamo come l'Apostolo dà tre caratteristiche dei veri figlioli di Dio. Innanzitutto ci stupisce la sua affermazione così netta: i veri circoncisi, i veri credenti siamo noi. Ora, in un tempo nel quale la superficialità la fa da padrone, guardiamoci attorno, guardiamo quello che accade, ascoltiamo un telegiornale, leggiamo i giornali, scopriamo che il nostro mondo è veramente un luna park. Si corre tutti appresso alle luci, si corre tutti appresso ai giochi, si corre tutti dietro le cose superficiali per non considerare mai le cose che sono veramente importanti. E in un mondo come il nostro, un'affermazione simile, siamo noi i veri credenti, suona come presuntuosa. È capitato mai di parlare del Signore e di dire: il Signore mi ha salvato e io sono un figliolo di Dio? Le persone vi guardano e vi dicono: ma sei presuntuoso, pensi di essere solo tu nel vero, e così via. Perché viviamo in un mondo, ripeto, nel quale tutti hanno ragione e nessuno ha torto, nel quale i cristiani sono in cammino, nel quale i cristiani si vantano del dubbio, un mondo nel quale si dialoga con tutti, anche con il diavolo. Un mondo nel quale si chiacchiera per la qualcosa, tutti, ripeto, hanno ragione e nessuno ha torto. Affermazioni di fede come quelle di Paolo, noi siamo il vero popolo di Dio, suonano presuntuose, ma non sono presuntuose. Paolo sapeva in chi aveva creduto. Ciascuno di noi che è nato di nuovo sa in chi ha creduto. E io penso che ciascuno di noi può dire tranquillamente: io sono un figliolo di Dio. Il Signore mi ha salvato e gli appartengo. E non è essere presuntuosi, ma è l'esperienza famosa del cieco. Non ci vedevo ed ora ci vedo.
arrabattatevi con tutti gli argomenti che volete, affannatevi con tutti i discorsi che volete, io una cosa so, prima non vedevo ed ora ci vedo. Sorelle e fratelli, non facciamoci mai mettere in difficoltà da chi pensa essere presuntuoso colui che invece vive per fede. No, noi possiamo dirlo in faccia al mondo, noi siamo figlioli di Dio. E le cose che Gesù ha dette e ha fatte non sono state dette, non sono state fatte in un cantuccio, ma sono note a tutti gli uomini. E Paolo dà, ripeto, tre segni, tre caratteristiche del vero credente, del vero popolo di Dio. Perché Filippi non era una chiesa perfetta, ma era un popolo che amava il Signore. Non esistono chiese perfette, noi non siamo perfetti, ma questo non vuol dire che il Signore non ci ha salvati. Tre segni, dicevo. E Paolo inizia dalla testa, diremmo. Noi siamo il vero popolo di Dio, noi siamo i veri circoncisi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. È il primo segno, inizia dal culto. E per culto Paolo intende il culto generale in questo passo, intende il culto pubblico, ma intende anche quello privato. Noi offriamo a Dio la nostra adorazione per mezzo dello Spirito di Dio, per mezzo dello Spirito Santo. Di fronte alle cerimonie dei giudei, ma perché andiamo a scomodare sempre i giudei del tempo di Paolo? Di fronte a tutta questa apparenza, di fronte a tutto questo Luna Park, fatto soltanto di cartone, Paolo dice: noi offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. Egli sta dicendo innanzitutto: il nostro culto è un culto di redenti. Se voi siete salvati, dice Paolo, voi siete il tempio dello Spirito Santo. Cioè non è un culto di gente raccogliticcia, non è un culto di gabaoniti. Ricordate gabaoniti? Gente, oggi sarebbero stati veramente lodati. Avevano paura del popolo di Israele, temevano per la loro vita e si inventarono una frode colossale. Si misero addosso dei panni vecchi, dei vestiti logori, arrivarono con le barbe lunghe, scalzi, con del pane ammuffito, e vollero parlare con Giosuè e dissero: noi veniamo da lontano, non gliela facciamo. Immaginate che attori. Però sapete, la paura induce anche a recitare bene. E Gedeone non pregò il Signore e cadde nell'inganno. Erano coloro che dovevano essere eliminati, cacciati, invece rimasero per la promessa fatta. Perché guardate che le promesse si mantengono anche quando sono a nostro danno. Per la promessa fatta rimasero nel popolo di Israele e facevano i portatori d'acqua. Prendevano l'acqua, la portavano nel tempio, i sacerdoti la utilizzavano. Il nostro culto non è un culto di gabbauniti. Noi non ci troviamo in questo luogo perché siamo infiltrati o perché inganniamo le sorelle, i fratelli o il pastore. No, noi siamo qui perché apparteniamo al popolo di Dio. Non siamo venuti per portare dell'acqua. Non siamo venuti e non veniamo culto dopo culto per portare al Signore soltanto la presenza nostra vuota, ma siamo qui perché Gesù ci ha salvato, perché siamo stati lavati col sangue di Gesù. E allora, perché siamo il Tempio di Dio, noi offriamo un culto per mezzo dello Spirito di Dio. Molti che si spacciano per credenti non lo sono, non hanno la gioia del Signore, non hanno la pace di Dio, non hanno l'apparenza, che è importante anche quella, dei figlioli di Dio.
Si vede quando sono gabaoniti. No, noi apparteniamo al Signore perché Egli ci ha salvato. Offriamo un culto di redenti, ma offriamo anche un culto di credenti. Noi offriamo un culto per mezzo dello Spirito Santo, perché siamo salvati, ma anche perché crediamo che lo Spirito di Dio ci è stato dato, o no? Ogni volta che apriamo un culto, ogni volta che ci inginocchiamo a casa, cosa chiediamo? Signore, guida ogni cosa per mezzo dello Spirito tuo. Non è una liturgia, non abbiamo scritto nulla qui, vi assicuro. Non fa parte della liturgia antica e confermata pentecostale, grazie a Dio non esiste. Ma è un'invocazione sincera, perché noi crediamo che lo Spirito Santo guida ogni culto. Che differenza con quei culti così formali. No, no, c'è una grande differenza. Sappiamo per certo, e lo crediamo, e lo desideriamo, che ogni qualvolta siamo riuniti insieme, lo Spirito Santo già è qui, ci aspetta, Egli lavora i nostri cuori, Egli tocca gli afflitti, Egli incoraggia gli abbattuti, Egli salva i peccatori, Egli guarisce gli ammalati. Noi offriamo un culto per mezzo dello Spirito di Dio, perché ci crediamo, è scritto nella parola. È il primo segno del popolo del Signore, fondamentale, è il primo segno. Gesù disse alla donna che tanto spacciava il fatto di appartenere al popolo samaritano, ricordate? Ah, noi offriamo il nostro culto sul monte Garazim, 500 anni di storia, da 500 anni circa offrivano il loro culto sul monte. E Gesù disse, ma cosa vuoi che mi importi a me della storia? Non è l'antichità. Gesù dice, anche noi ebrei offriamo il nostro culto a Gerusalemme, ma pure quello finirà. Non è nemmeno la classicità. No. Ma io ti dico che i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. Benedetto Signore. Benedetto è Dio che permette al suo popolo di offrirgli un culto vero, partecipato, un culto nel quale ognuno è sacerdote. Questo è il primo segno, dice Paolo, fondamentale. Ma ce n'è un altro. Non solo noi offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, ma ci gloriamo in Cristo Gesù. Bello, vero? Il ci gloriamo si potrebbe tradurre anche e noi esultiamo in Cristo Gesù. L'unico vanto, l'unico motivo di esultanza, di gioia, l'unico motivo per il quale noi ci sentiamo forti e possiamo dire sono un figliolo di Dio, non è perché siamo sicuri del fatto nostro, no. Ma è perché ci gloriamo in Cristo Gesù e nella sua opera di redenzione. È bello questo, molto bello. Ci gloriarsi in Gesù, esultare in Cristo Gesù, e poi aggiunge non ci confidiamo nella carne, vuol dire molto, molto, molto di più che il semplice sottoscrivere una confessione di fede per dire noi crediamo in Gesù, adoriamo solo Dio e nessun altro. No, vuol dire molto di più. Vuol dire, ne parlavamo venerdì, vuol dire che la nostra unica attenzione è Gesù, il figliolo di Dio. Giovanni Battista, il giorno dopo aver battezzato Gesù, è scritto che era insieme ad altri due discepoli, ed è scritto, guardava in modo fisso, seguiva in modo fisso, puntato gli occhi in modo fisso su Gesù, mentre lo guardava in modo fisso, disse, ecco l'agnello di Dio. Noi ci gloriamo in Gesù. L'unico motivo per il quale siamo insieme, l'unica attrazione quando siamo dinanzi a Dio è Gesù. Non abbiamo altre attrazioni, non abbiamo altre belle cose, nella nostra vita non abbiamo null'altro che Gesù il figliuolo di Dio. Oh, io appartengo a una chiesa antica, io appartengo a una chiesa che ha una grande storia,
Io appartengo a una chiesa che è una potenza sociale. Mi dispiace, sorelle e fratelli, qui non c'è né antichità, né potenza sociale, né tanta cultura, forse quasi niente. Mi dispiace. Ma grazie a Dio, l'unico al quale ci possiamo aggrappare è Cristo Gesù. Oh, benedetto popolo del Signore, essi erano 12, poi 11, non solo pochi, pure quei pochi, ancora di meno, pescatori, vi ricordate gli apostoli? Sì, pescatori, un gruppo, poi c'era uno che era una testa calda, Simone lo Zelota, un politico, uno che forse era pure un violento. Poi, se andiamo avanti, c'era qualcuno del quale non sappiamo quasi nulla. Nomi che non li troviamo più. Era un gruppo di persone veramente semplici, dinanzi ai rabbini, che citavano a memoria tutto il Pentateuco, dinanzi ai farisei che erano in grado, pensate, non solo di ripetervi a memoria le scritture, ma se voi chiedevate un argomento, vi tiravano fuori tutti i versetti a memoria che riguardavano quell'argomento. Mamma mia. Non avevano niente, non avevano niente, ma avevano qualcuno. E quel gruppo vicino a Gesù fu una potenza. Noi ci gloriamo in Cristo Gesù. Oh, lasciateci stare con tutte le cose difficili, lasciateci perdere, non ci confondete le idee con tutti i vari arzigogoli dottrinali, teologici o che so io. La nostra attenzione è soltanto sul figliuolo di Dio. E se stasera siamo qui, siamo qui, e se stamani stiamo cantando, e se stamani stiamo pregando, è soltanto per uno, per Gesù. E se andiamo avanti, e se dinanzi a Roma, all'Italia, al mondo annunciamo l'Evangelo, non lo facciamo perché abbiamo particolari attitudini, ma noi ci gloriamo in Gesù. E abbiamo scelto la parte migliore, che non ci sarà mai tolta. E il secondo segno, importante, perché vedete, è scritto che noi ci gloriamo, ci esaltiamo, soltanto Gesù. Non vuol dire soltanto che non abbiamo nessun altro, ma vuol dire che a fianco Gesù non abbiamo messo nessun altro. E quanti parlano di Gesù? E poi attaccato c'è tutta la sfilza di altre persone. Ah, ma quell'uomo che santo. Sì, da quando lo conosco, mi disse una volta la signora, mi ha aiutato a conoscere bene Gesù. Noi ci gloriamo solo in Gesù e non abbiamo nessun altro, nemmeno accanto a Lui. Non lo siete mai chiesto come mai la donna dal flusso di sangue, quando andò per essere guarita, non toccò la veste di Pietro? Ce lo siamo mai chiesti? Ce lo siamo mai chiesti come mai il cieco Bartimeo, quando invocò Gesù, non disse: Pietro, per favore, tu che Giovanni, visto che stai vicino, per favore, una parola buona, mi fai incontrare Gesù? Eppure erano lì vicini, spalla a spalla con Gesù, facevano un po' le guardie del corpo, creavano problemi, ma comunque, gli facevano un po' da guardia del corpo. Come mai? Come mai quando il Signore ci ha salvato nessuno di noi gli è venuto in testa di dire a qualcuno: aiutami a cercare il Signore, ma quando abbiamo chiesto siamo andati direttamente a Gesù? Oh, gloria al Signore, perché il nostro Salvatore è veramente colui che ci ha conquistati. Noi ci esaltiamo e gloriamo soltanto Gesù. E quel nome che ci è stato dato, l'unico sotto i cieli, è quel nome che noi continuiamo ad annunciare. Sorelle e fratelli, ci siamo chiamati ad una missione pesante, impossibile. Meno male che c'è il Signore che porta i nostri pesi. Alle volte mi capita di riflettere su determinate responsabilità che abbiamo come credenti, anche come ministri della parola, dinanzi a questo mondo che perisce nel peccato. C'è da rimanerne schiacciati. Chi sono io, Signore, per avere dei talenti e doverli fare fruttare? Chi siamo noi per avere fra le mani questa santa spada e poter combattere?
Chi siamo noi? Chi sei tu? Cosa hai fatto tu di particolare per essere il Tempio dello Spirito Santo? Niente. Non meritiamo nulla. Ma il Signore sia lodato. Perché Gesù è con noi. E allora dinanzi a questo grande compito, dinanzi a questo grande privilegio, quando poi incominciamo a guardare Gesù, a serbare la sua parola, quando incominciamo a rivolgerci alla parola di Dio, il nostro cuore si rianima e capita un miracolo, che mentre siamo abbattuti, la sua parola in noi fa ardere nuovamente fiducia e fede per poter dire solo con Gesù andremo avanti. Noi ci gloriamo in Cristo Gesù. E quando questa affermazione facciamo, e quando questa nuova risoluzione prendiamo, ci avete fatto caso? E conclude Paolo, e io con lui, c'è un secondo segno. E non ci confidiamo nella carne, benché anche nella carne io avessi di che confidarmi. Molte volte, sorelle e fratelli, ci capita di confidare un po' troppo nelle cose della carne, in questo senso. No, mi dispiace. Se offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, se confidiamo soltanto in Gesù, attenzione a non confidare anche nelle cose nostre. E dice Paolo, benché io possa confidarmi, e fa un elenco giù, farisei, io ero fariseo. Ebrei? Io ebreo. Dottore della legge? Oh sì, io la parola conoscevo a memoria. Ma tutte queste cose, leggete i versi dopo, sono bellissimi, ma tutte queste cose io le ho reputate spazzatura, in greco il termine è molto più forte, io le ho reputato spazzatura dinanzi all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Dinanzi a Dio siamo tutti uguali. E nessuno di noi si mette in mente di avere qualcosa al di sopra di qualcun altro o qualche merito, seppur piccino, dinanzi a Dio. No, sorelle e fratelli, noi confidiamo soltanto in Gesù. Non esistono processioni e parate. Non esistono lunghe processioni con i gradi, con i titoli. Non esiste nemmeno in nessuno di noi alcuna capacità. Non ci gloriamo, non ci confidiamo nella carne, cioè in tutto ciò che appartiene all'uomo, ma soltanto in Cristo Gesù. Ci sono tante cose che Paolo definisce legittime. Tutto m'è lecito, ma non tutto m'è utile. Anche le cose che non sono utili ma lecite, sorelle e fratelli, molte volte possono essere un impedimento. Ringraziamo il Dio per quello che ci ha dato, per quello che possediamo, per quello che siamo, ma lasciamolo in un cantuccio, perché noi ci gloriamo soltanto in Cristo Gesù. Quanto molliamo la nostra sicurezza, quanto molliamo il nostro curriculum, quanto molliamo, lasciamo tutto quello che pensiamo di noi stessi, allora è il momento nel quale il Signore si può usare più liberamente di ciascuno di noi. Paolo dovette diventare prima cieco, poi recuperare la vista. Poi, se leggiamo il libro degli Atti, scopriamo, sembra quasi che Paolo iniziò a predicare subito, invece non è vero. Se leggiamo attentamente scopriamo che Paolo iniziò a testimoniare, ma iniziò a predicare l'Evangelo molti anni dopo la sua conversione. Ma come? Un dottore della legge? Un grande teologo? Seduto. Perché doveva imparare a considerare come stanno veramente le cose. Lasciamo in un cantuccio tutto quello che noi reputiamo essere motivo di orgoglio. Permettiamo al Signore di guidarci liberamente. E chissà che se finora non siamo stati battezzati nello Spirito Santo, non abbiamo visto i frutti che volevamo della nostra fede, è proprio perché magari abbiamo confidato un po' troppo in determinate cose. No,
dice Paolo, noi confidiamo solo in Gesù. Noi siamo veri credenti, perché offriamo il culto per mezzo dello Spirito di Dio, perché ci gloriamo solo in Gesù e perché non ci confidiamo nella carne, pur potendolo fare, non lo facciamo, per dare solo gloria a Cristo Gesù, il figliuolo dell'Iddio vivente. A Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo ringraziare il Signore? Non c'è da aggiungere nulla, perché era molto chiaro. E la nostra fiducia sia unicamente in colui che è il nostro Signore. Cerchiamo la pace del Signore. Del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno. Il Signore ci benedica a tutti.